La meta Catania vince segnando oltre la sirena finale, un gol irregolare, condanna l'Acque Sapone Unigrossa a giocare gara 3 al Pallarigo Piano. Dopo il pari di Lucayan, un minuto dalla fine, sull'ultimo angolo per i siciliani, mancava mezzo secondo, c'è un tocco sotto porta dopo la battuta, la palla entra in rete, l'arbitro Borgo di Schio annulla, ma il cronometrista Brischetto di Acireale invece assegna il gol con una procedura al limite del regolamento. Si compie così la beffa dei quarti di finale playoff, di cui si parlerà ancora a lungo negli ambienti arbitrali del futsal. La partita. Partenza sprint dei padroni di casa, come era prevedibile. Il break di Coco porta al vantaggio di Fusari in diagonale. Palla al centro e si allunga con eccessiva frenesia la squadra di Scarpitti e concedendo la ripartenza ai siciliani, Silvestri la finalizza 1-1 nel giro di 15 secondi. È il risultato che porta all'intervallo. A rompere l'equilibrio nuovamente la combinazione tra Lucayan e Coco, il numero 10 nerazzurro con il sinistro, spiazza Mambella riportando avanti i suoi. Il coach della meta Catania si gioca la carta del portiere di movimento nei minuti finali. Curaia indovina l'angolino per beffare Mammarella, 2-2. Murillo e Soci non trovano lo spiraglio per chiuderla e finiscono per andare sotto a 3 minuti dalla conclusione, con il tocco sotto porta dell'ex Fabigno. A un minuto e pochi secondi dalla sirena, Iosico si fa espellere per doppia ammonizione. Parte l'azione e arriva il pari di Lucayan, pesantissimo. Ultimi secondi con Musumeci, portiere di movimento, il tocco diabolico è suo ma non sarebbe valido, come ha deciso anche l'arbitro, prima di essere smentito dal cronometrista. Finisce 4-3 in un mare di polemiche.